mi piace la mia vita. Ma che ora fanno l'estrazione? Ma adesso guarda che abbiamo fatto il bravo, Nicoletta Strambelli. L'ho tirata su una volta la media, a me devo andare a Roma, ma neanche i soldi pagare il treno. Ma puzza il sudore, guarda, con 8,50. Bene, grazie, troppo buoni. Questo era l'ultimo complesso in gara. Questa sera erano i Neanderthal con la regina del mondo. Dunque, siete pronti a casa? Tutti avete il vostro biglietto in mano della lotteria di primavera del 1974? Dunque, rullo di tamburi! Il biglietto vincente della lotteria di primavera è AT 1 5 2 3 4 7. Complimenti al vincitore, complimenti. Non mi resta allora che annunciare la canzone vincitrice di Fortunatissima di quest'anno. La canzone è record anche questa sera. Ma che stanchi di giocare fino a quest'ora, ogni sera. Solito chiacchierone, eh? Ci vediamo domani, campione. Anzi no, scusami. Domani sono chiuso. Vado in stazione a prendere mia nipote. Si fermerà qui qualche giorno a darmi una mano. Quarta puntata dell'originale radiofonico Un amore sbagliato. Il programma è offerto dall'amaro. Sei tornato finalmente. Se avevi intenzione di non cenare a casa, potevi almeno avvisarmi. Avevo fatto il polpettone. Buonissimo, come sempre. Non sai quanto tempo sono stato in cucina. Alla mamma una cosa del genere non l'avresti mai fatta, ma tanto a te non importa. Me ne vado a dormire. L'arrivo sul pianeta Zorthal si rivelò peggiore del previsto per il comandante Nielsen e la sua truppa. Erano ormai stanchi per il lungo viaggio e l'estenuante battaglia. L'unico scopo era raggiungere al più presto la base terrestre e godersi un po' di riposo prima di ricominciare la guerra. Non
Maso, stasera prima di venire a casa passa a prendere la bombola del gas. Poi se vuoi scaldati un po' del polpettone avanzato ieri. Ragazzi, buongiorno, artista. Lo sai quanti pezzi devo fare oggi? 200. Purtroppo, vedi, mi sono rotto un dito. E allora sai qual è la novità? Me li farai tutti tu. Ma non ti preoccupare, hai 2 ore di tempo per farlo. Occhio alle manine, tesoro. Non vorrei che per colpa mia stasera non puoi giocare a flipper. Finocchio. Tutto a posto, Carlo? Certo. Stavo vedendo se il nostro caro Tommaso serviva una mano. Bene. Allora io vado alla posta per i depositi settimanali. Dovrei tornare intorno alle 4. Va bene. Ci sono qui io per la consegna. Carlo? Sì? Cosa hai fatto? Qui? Sì. Oh, niente, una sciocchezza. Olio focaccia che ha fatto la Dele? Sì, grazie. Sì, grazie. È un buon bicchiere di vino. Artista? Ma niente. Comunque, era 67. No, 68. 67? Il 68. E allora sei tutto tu, come quello di Rischi e Vinci. Quello che sapeva tutto sui quadri, là. Oh, domanda che è l'artista che sa tutto. Oh, artista, come si chiamava quello che sapeva tutto sui quadri, che faceva le facce lunghe? De Chirico. De Chirico! Via, via, talento De Chirico! Salute. Ecco, vedi, hai offesa? Non è abituato a lui, da queste cose, da queste parti qua, da fuori, viene da fuori. Bev, bev. Dice che se la sia presa, poverina. Sicuramente. Poverino. Viva! Viva! Salute, ragazzi. In salute. Ciao, Mandy. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Siamo dentro. Dai. Ciao. Staffo nervioso. È stata una giornata lucida. Gigi, vengo di la bevi un tray ai calligiani. Sciampi, vai a casa. Sono la Yolanda, sempre Carom. Mandy. Ciao, Mandy. Ciao.
Certo che devi averla combinata grossa, Melania, se tua mamma ti ha mandato qui in punizione. Già. Così. Questi mica sono i tuoi clienti abituali. Quelli sono Gigi e Sandro. Sono appena rientrati dalla fabbrica. Ora vedrai. Ordineranno due tagli, poi il tempo di una briscola e via di corsa a casa. Altrimenti chi le sente le mogli? Questo appoggiato al bancone è Luigi. Una volta mi sembrava facesse il carabiniere o forse il poliziotto. Poi l'hanno cacciato via, ma non si è mai capito il perché. Da quella volta ha cominciato a bere. Ma perché ha il cinturone? Non sarà mica carica quella? Ma figurati, è solo la divisa di ordinanza. Gigi e Sandro lo hanno soprannominato lo sceriffo, ma in pratica fa la sentinella alla posta qui di fronte. Lui pensa di essere importante e così, almeno ogni tanto, beve meno del solito. Adesso è entrato Polaroid. Una volta è andato a fare un servizio al matrimonio di sua cugina vicino a Roma. Quando è tornato ha raccontato a tutti che è stato lui a scoprire Patty Bravo e se non fosse stato per la madre anziana sarebbe rimasto lì e diventato famoso. Non metti sul conto del Gigi che oggi gli butta bene. Oh, ma va là, va là, no. Quello che è appena entrato è Carletto. Una volta era una grande promessa del calcio. Poi ha fatto un brutto incidente in moto e addio sogni. Ora però si è sposato la Nives. Hanno due bambini ed è capo officina nella fabbrica del cognato. Insomma, per il nostro paese è uno che ce l'ha fatta. Vedi quello che si è avvicinato? Si chiama Luigino. Ma lo chiamano tutti Mammolo. E quella, in parte, è la Gilda. Ti do un consiglio. Non dargli troppa confidenza. Ma quello invece? Quello è Tommaso. A parte il fatto che è un campione al flipper, che ti posso dire? È un bravo ragazzo. Lui e la sorella sono tornati dal Belgio un paio d'anni fa, ma non fanno molta vita sociale. Non credo che, oltre a chiedere gli spiccioli e un chinotto, sentirei uscire molto altro dalla sua bocca. Sono la nipote di Gianni. Vengo da Milano. Starò qui per qualche settimana. Sai com'è, sono indietro con qualche esame dell'università. E la campagna fa bene allo studio, almeno così pensa mia mamma. Comunque, sì, scusa, immagino ti starò annoiando con queste mie chiacchiere, per cui ti lascio la tua partita. È stato un piacere conoscerti. Piacere mio, io sono... Tommaso, me l'ha già detto mio zio. Sì, gli ho domandato qualche informazione sui suoi clienti, così per servirli meglio. Ok, ti lascio, tranquillo. Ma scusa, eri tu quello di ieri sera che qua fuori quando sono arrivata? Io veramente... Non ti preoccupare, era solo per dire. Ti avevo solo... notato. Ora, scusa, torna alla tua partita. Ciao. Nielsen era abituato alle battaglie più difficili. Aveva affrontato i nemici più agguerriti, ma nulla lo colse così impreparato come l'incontro con la principessa Zaira. Vado a Pordenone da Zamboni. Ormai ci vediamo domani. Settimana prossima c'è la sagra.
E per la partita voglio che giochino tutti. E con tutti intendo nessuno escluso. Va bene, Vittorio. Signor Martini. Tommaso, vieni, vieni. Vieni qui. Sabato c'è la partita. Martini vuole che giochino tutti. Secondo me, Mani di Fata, saresti un ottimo portiere. Chissà che bravo che sei a prendere le palle. Poi, finita la partita, si va tutti sotto la doccia, nudi. Potrebbe essere divertente. Ti piace l'idea? Se piace a te. Cosa hai detto? Ciao Carlo, mio marito è via, vero? Fermati quando è finito, ho bisogno di una mano per fare l'inventario. Sorpresa, ma che ci fai qui? E che ci fai tu? Io passo sempre di qua. Dopo il lavoro vado a fare un giro. E questi giri li fai sempre da solo? Sì, mi rilassa. Poi quando trovo il posto giusto mi fermo e scrivo. Scrivi? Ma dai, sei un uomo pieno di sorprese. E cosa scrivi? Poesie? No, no, niente di così serio. Adesso sto scrivendo un racconto di fantascienza. Wow, però... Ascolta, se per oggi tu non scrivessi e accompagnassi una ragazza di città a vedere le bellezze del luogo, va bene. Si può fare. Andiamo. Ok. Non ha perso tempo la ragazzina. Chissà come rimarrà male quando scoprirà che non gli piacciono le donne. Sono Tommaso e la nipote di Gianni, quei due, vero? Sì, sì, vede. Oh, mi sono felice che abbiano fatto amicizia. Tommaso è proprio un bravo ragazzo. Lei che viene poi da fuori città se ne è accorta subito. Di sicuro non ascolta le maldicenze, vero Yolanda? Ah, sì, sì, Don. C'è tanta cattiveria in paese. Magari respirare un'aria diversa e stare con voi campagnoli mi farà bene. E tu invece che mi racconti? Scusami invece per quello che sto per dirti, ma mi hanno detto in paese che sei un po' orso. Orso io? Ma se sono la persona più simpatica al mondo. Ma non so, quando sono arrivata praticamente tutti si sono fatti avanti per presentarsi, per farsi conoscere. Invece,
tu eri in disparte. Al contrario di quella, insomma, come si chiama quello? Ah, Polaroid. Polaroid, sì. Sì, invece tu eri diverso. Come mai? Se sapessi la risposta, forse avrei più amici. Sai, anche noi siamo qui da poco, io e mia sorella. Quando mia nonna è morta, c'era da decidere se vendere la casa o venire qua ad abitarci. I miei genitori sono troppo anziani, quindi hanno rinunciato. E invece per me e mia sorella era un modo per provare a ricominciare, a rifarsi una vita. Però sembra che le cose siano un po' difficili. Oh. Ma da quel che ho capito vi sentite un po' diversi in questo paese? Ah beh, certo. Quando eravamo in Belgio eravamo gli stranieri. Poi siamo arrivati qua, eravamo i foresti. Gli estranei, quelli che non parlano in dialetto, oppure nel caso mio non gioca a carte, non si interessa al calcio. E quindi sono visto come un alieno. Davvero? Ti senti un alieno? Per questo forse che scrivi fantascienza. Può darsi. Beh, caro il mio alieno, sappi che da adesso in poi non sei più solo. Siamo in due adesso. Il primo impatto con la principessa Zaira fu più facile del previsto per il capitano Nielsen. La guerra, forse, si stava trasformando in una magica avventura. Ah, sospensore più grosso. Grazie. Ecco. Ehi, la sapete la novità? Ah, conta. La Yolanda stava andando da Tony a fare la spesa in bottega e a quanto pare ha visto che andava da solo verso i campi, sì. In bicicletta. Cosa vuoi che sia? Che novità? Sì, ma pare che all'artista piacciono le ragazzine. Non era proprio da solo in bicicletta. Ma l'ha vista con Serena. La nipote di Gianni, quella venuta da Milano. Ma va. Sì. Vai. Sì. Allora ragazzi, cosa succede? Ascolta, non immaginerai mai questa volta. Ok, ma a parte Franco c'è qualche... Madonna. Quando ero in Belgio stavo quasi per sposarmi. Poi lei non voleva venire qua. Io non volevo restare là. Così. Ok, ma qui in paese c'è qualcuno? Fino adesso no. Adesso? Buonasera, Carletto. Sai cosa mi dà veramente fastidio? Che ti chiamino Mammolo. Ma figurati, ormai mi sono abituato. Luigino mi chiama solo mia madre. O chi ha paura di me? E tu, Carletto, hai paura di me? No, no. E fai male? Perché dovresti? Ripeto la domanda allora. Sai cosa mi dà veramente fastidio? Non lo so. Non sopporto chi non è di parola. E questa cosa, credimi, mi dà veramente fastidio. Non ti puoi giocare i miei soldi ai cavalli. Quante altre dita ti dovrà spezzare la Gilda prima che ti entri in quella tua testa di cazzo? Una settimana, ti giuro. No, no, 3 giorni, 3 giorni.
Hai tempo fino a lunedì. Altrimenti non c'è bisogno che aggiunga altro, vero? Sì, sì, giusto. Lascialo. Tutto bene? Sì, sì, io sì. Ma qualcuno sta per passare dei brutti momenti. Hai fatto noia io! Signor giudice! Io quei soldi non sapevo neanche che esistessero. Devo dirti che ho provato a chiedere anche in ospedale, ma purtroppo niente da fare, bisogna aspettare dopo l'estate, ma vedrai che qualcosa si muoverà. Maria, c'è che io è una brava sartoria, e che ci va a fare in ospedale? Il discorso è sempre quello, se venite dietro di me tutti quanti, ci starebbe bene tutti dico... Ne parleremo quando torna Tommaso. Ma a proposito, dov'è Tommaso? Non lo so, di solito a quest'ora è sempre a casa. Franco, tu non sai niente? Non siete usciti assieme dalla fabbrica? Sì, siamo usciti dalla fabbrica. Lui ha preso la sua bicicletta e non so dopo dove si è andato. Magari si è fermato con un suo amico o una sua amica. Io un'amica. Chilla, dove vuoi che vada a prendere un amico, Chilla? Vergognati! Riflessi a votre parler. Maria, scusami, riflessi. Sei sempre il solito. Scusa, Maria. Teresa, non mi avevi detto che avevamo ospiti? Maria e Salvatore hanno voluto farci una sorpresa. E allora ho chiesto a Franco se si fermava con noi. Ma tu, piuttosto, dov'eri? Era una così bella giornata che mi sono perso un po'. Ho perso il conto delle ore. Però si stava proprio parlando adesso con Teresa. No? Dei problemi del lavoro, di trovarsi un lavorotto fisso, una roba fissa, stabile. Non come sempre che va a farsi questi lavoretti di sartori a destra, a sinistra. Scusatemi. E di tanto in tanto da il culo a Sor Luigi. No, che il buonore. Teresa è tanto brava in quello che fa e lo fa sempre volentieri. Ma Maria, non è questo il problema. Il problema... hai pensato a quello che ci siamo detti l'ultima volta, Tommaso? Tornare in Belgio? Tommasino, che tornare in Belgio? Non stai scherzando? A che il mio, nostro grosso progetto. Ah sì, il progetto. Credimi, Tommaso, questo è il momento giusto. Tony ormai è diventato vecchio, vuol vendere negozio. Noi ce lo prendiamo in affitto. Dove c'è un magazzino ci facciamo una pizzeria. Tony e te, sa quanti soldi ci facciamo? Ci mettiamo dove c'è il bangone, il bar, con tutti i militari che ci stanno qua in paese. In pochi anni diventiamo milionari. Sì, potrebbe anche essere una buona idea, ma io non mi sento pronto per una cosa del genere. C'è? Non mi sento pronto! C'è voi al di non mi sento pronto! E dove li mettete quei soldi? Salvatore, non insistere, per favore. Tu ne peux tout de même pas obliger les autres à faire ce que tu veux. E poi i soldi non sono tuoi? No, Marie, li lasci parlare adesso. Perché se lui non ci mette la firma in banca, neanche Teresa quei soldi non ce li può usare. E che deve stare a fare? Tutta la vita lo schiavo, il garzone di Martini e di Carletto. Ma svegli, datti una mossa, è un'opportunità unica. Di
direi di chiudere qui la conversazione. Ti ha detto che non se la sente, non se la sente. Quando verrà il momento, non se lo farà scappare. Eh sì, aspetti il momento giusto. In Forlan si dice, gli uccelli si chiappi in qualche passi, e intanto gli altri si fanno i soldini, e noi a Wallara. Salvatore, sei veramente esagerato. Non insistere, per piacere. Mi scuserete, mi è passato l'appetito. Non me ne vado in camera. Qualcuno vuole caffè? L'atteggiamento della principessa Zaira sorprese il comandante Nielsen, che di certo non si aspettava quel tipo di reazione. Ora quello che lo doveva preoccupare di più erano i primi segni di ammutinamento che mostrava qualche membro dell'equipaggio. Scusate, l'ordine è finito. Va bene. Visto che siamo a fine turno, porto Zamboni a cena udine. Prego. Carletto, aspetta, ti devo parlare. Mi dispiace, Carlo. Stavolta non posso proprio aiutarti. Mi controlla tutti i conti. E poi sei suo cognato, chiedigli semplicemente un prestito. Sì, un prestito. Un altro. Poi andrebbe a dirlo alla Nives e allora sarebbe finita sul serio. Eh sì, povera Nives. A proposito, stasera devo chiamarla. Domani andiamo a fare spese insieme. Io scappo, tu chiudi tutto. Finalmente giunta la serenità sul pianeta, o si trattava ancora una volta di una tregua momentanea? Nielsen non poteva saperlo, ma era sicuro che l'arrivo della principessa Zaira aveva portato quell'equilibrio che mancava, o almeno lo sperava con tutto il suo cuore.
presente? Chi? Serena? Ah, sì. Un attimo. La chiamo subito. Va bene. Serena! Claudia! Ma dove sei finita? Non riesco neanche a pronunciare il nome del paese dove ti trovi. Guarda, lasciamo perdere. Una lunga e noiosa storia. Non indovinerai mai dove sono io. Ce l'ho fatta! Ho vinto la borsa di studio e sono a Londra! Dai! Fantastico! Sono contenta per te! Ma da quanto tempo stai lì? 2 mesi! Tu non hai idea di quante cose si possono fare qui! Dai, ascolta! Molla tutto e raggiungimi! Sì, mia madre mi ha mandato qui in punizione e ti aspetti che mi dia i soldi per venire a Londra? Non ti devi preoccupare per i soldi. Ti trovo un lavoro in un paio d'ore e puoi dormire in appartamento con noi. Noi? Sì, divido l'appartamento con Kevin. Non vedo l'ora di fartelo conoscere. A dire il vero, anch'io ti dovrei presentare qualcuno. Ma dai, un tuo compagno di corso. Magari quel Marco che veniva ai cortei. No. Un ragazzo. No, non è un ragazzo, è un uomo. Oddio, quanti anni avrà? 28, 30? Al dire il vero, un po' di più. 41. Uno scrittore di campagna di 41 anni? Ma cosa stai dicendo? Non sarà mica una cosa tipo complesso di Edipo o cose del genere. A meno che questo Tommaso non sia il nuovo Moravia o una specie di Mastroianni, conoscendoti come ti conosco io, la cosa non sta né in cielo né in terra. Ma avete già... Che stai dicendo? Ho capito, avete già scopato e questo ti ha fatto perdere la testa. No, Claudia, non è questo il fatto. Ho capito, mi racconterai tutto quando vieni su. Anzi, quando venite su. Ti richiamo la settimana prossima. Ora scusami, ma devo andare a lezione. Saluti! No. Claudia, aspetta. No, non posso venire da te. Pronto? Claudia, pronto? Allora, un attimo di attenzione, ragazzi. Come sapete, sabato... Sabato? Domani? Domani, appunto. Ci sarà prima della sagra la partita aziendale, come ogni anno. Vedete di venire tutti e non fatemi fare brutta figura con Martini. Ma scusa, manca Tommaso. Tommaso? Non credo, leggi bene. Sì, non c'è. Ah, dici che non c'è? Avrò pensato che aveva altro da fare. Magari portare la sua amichetta a Luna Park. Allora? Hai fatto la squadra? Sì, più o meno. Più o meno? Infatti, hai dimenticato Stefanutti. Stefanutti? Porca lei! Probabilmente nella fretta di finire la consegna di oggi. Scrivendo di fretta mi sono dimenticato. Non c'è problema. Vorrà dire che giocherà dal primo minuto. Scusa, mi scusi, ma sono io l'allenatore. Decido io. Proprio perché sei l'allenatore, devi dare il buon esempio. Siamo o non siamo una squadra unita? Sì. E allora tutti d'accordo? Certo. Bene, e andate a pranzo che vi siete già mangiati 5 minuti di pausa. Andiamo. Vabbè. Sei contento, Stefanutti? Fossi in te farei attenzione. Quelli della Patra spicchiano duro. Non vorrei che tu ti facessi male. Nonostante gli sforzi della principessa, l'esercito nemico continuava a rendere la vita difficile al nostro comandante Nielsen. A questo punto, lui stesso si chiedeva se valeva la pena di continuare a combattere per difendere il suo piccolo possedimento, o se doveva tornare sulla Terra, o cercare magari un altro pianeta, meno ostile. La domanda che gli girava per la testa era sempre quella: restare o scappare? Magari assieme a Zaira. Comunque a Roma nel 1967 eravamo in piena dolce vita. Adesso, anche se è passato poco tempo, le cose sono completamente cambiate. Io ero considerato il migliore dei paparazzi e mi sono fatto tanti amici nel cinema, nella televisione.
A te, per esempio, ti piacerebbe fare la valletta di Corrado? Come no, non vedo l'ora. Ma guarda che basta che me lo chiedi, una telefonatina giusta e non ci sono problemi. Davvero? Ma certo, magari uno di questi giorni passi in studio da me che facciamo un paio di foto artistiche e le mandiamo alla RAI. Dice davvero? Vedrai che belle foto che ti faccio. Poi allo zio ci penso io. Ah, beh, allo zio ci pensa lei? Lei, dammi del tuo e dammi anche un vermutino. Ma il tuo ragazzo non si arrabbia se le foto, diciamo, sono un po' troppo artistiche? Non ho un ragazzo. Come non hai ragazzo? Lo sa tutto il paese che tu e Tommaso vi frequentate. Siamo nel 1974, non nel Medioevo. Cosa c'entra Tommaso adesso? Ma come cosa c'entra? Lo sa tutto il paese che vi frequentate. Non avete mica niente da nascondere. Può capitare che una ragazza giovane venga tratta da un uomo più adulto. Anzi, va di moda. Anche quando sono stato a Roma... Lo sapevi, Ennio, che te sono stato a Roma. Piuttosto, paghi tu subito o segno come sempre? Segna, che ho lasciato il bossare in atelier. Sì, ma io ho che ricompensi sono, eh? Sì, ma tesoro dai di Trieste. Dio non sei volante, se non paga oggi, pagherà domani. Ah, ciao Flipper, ci sono delle novità, falla pure con la tua ragazza, che poi mi fai sapere, dai. Vedi un po' cosa Serena si è messa a piangere, magari la calmi un po'. Ciao, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Tutto a posto, non vedi? Cosa sono queste novità? Novità? Ma non ti sei accorto che siamo sulla bocca di tutti? Non ti dà fastidio? E cosa avrebbero da dire? Come che cosa? Immagina un po'. Il vecchietto che si mette con la bambina. Lo sfigato che pur di stare con una qualsiasi donna si mette con la bambina. E anche se fosse, cosa ti importa? Mi importa perché mia mamma mi ha mandato qua a calci nel sedere. Perché nel suo immaginario io sono una zoccola. E si era pure inventata che io avessi abortito. Per cui immagina se ne venisse a sapere. Questo che sta succedendo, queste novità, dove mi spedirebbe? Ma basterebbe che chiedesse a tuo zio. Cioè, no, lui di certo non si tirerebbe indietro a raccontare le cose come stanno. Cosa vuoi che importi a me? Cosa pensi che sappia mio zio? Ma... Tommaso... Tu mi ami? Sì. Tu mi ami? Bene, allora... Ho detto sì. Ok. Allora scappa con me. Dove? C'è una mia amica, Claudia, che sta a Londra. Lei ci troverebbe un lavoro e ci ospiterebbe almeno fino a quando non troviamo una casa nostra. Lo so che è un'idea pazza, però ti giuro io non ce la faccio più. Sono qua da meno di un mese, mi sembra di impazzire. Ti giuro, se non fosse stato per te io me ne sarei già andata. Ho bisogno di andarmene. Sì, ma non posso partire così da un momento all'altro. Il lavoro... Mia sorella, Teresa. Per tua sorella, dai, ci pensa Franco. Magari è la volta buona che se la sposa. Che può essere. E i soldi? Ti ho detto che per i soldi ci pensa Claudia. E poi ci basteranno soltanto i soldi per il biglietto dell'aereo. E dove li trovo io? Come? Non hai mai messo niente da parte in tutti questi anni che lavori? Oh, quelli sì, ne ho messi via tanti. Ma sono tutti bloccati. Cioè? Quando mia nonna è morta, ha lasciato a me e mia sorella la casa e un libretto postale. Siccome Teresa un lavoro vero e proprio non ce l'ha mai avuto, ho dovuto sempre metterli in quel libretto. Solo che per poter prelevare da questo libretto c'è bisogno della firma di tutti e due. Ma non hai mai pensato di risparmiare qualcosa solo per te?
Ma non ce n'è mai stato bisogno. Io ho qualcosa da parte, ma veramente poco. Ecco, vedi? Adesso tu mi abbandoni. Lo sapevo che non mi amavi veramente. Aspetta, ho un'idea. Tempo fa volevo comprare una macchina. Potrei andare alle poste e chiedere un prestito. Non dirò che è per questo, ma dirò che non voglio toccare i soldi di Teresa. Lo faresti veramente? Ma certo, non possono negarmeli. Domani non lavoro e alla mattina vado alla posta. La principessa, dichiarando quella sua volontà di esilio, lo aveva portato involontariamente a mostrare i suoi sentimenti per la prima volta e lui, senza esitazione, le disse di sì, mosso dalla passione dei pochi baci che si erano scambiati. Quei brevi momenti erano stati sufficienti per fargli cambiare la vita per sempre. Teresa, i documenti della casa, dove sono? Sempre al solito posto. Ma cosa ti servono adesso? Eccoli. No, niente. Adesso non posso. Te lo spiegherò stasera. Tommaso, non mi stai nascondendo niente, vero? No, tranquilla, ma perché ti devi sempre preoccupare di tutto? Tutto a posto. Ciao. Torni almeno per cena. Magari con quella tua amica. Tommaso, rispondi almeno. Scusi signora, va bene così allora qui? Sì signora, le ho detto che deve firmare qui, qui e qui. Ah, devo fare tre firme allora? Sì, tre firme. Ah, grazie. Arrivederci. Buongiorno. Avrei un appuntamento col dottor Micheluzzi. Lei è? Stefanutti. Un attimo. Buongiorno Stefanutti. Allora, ci vogliamo comprare la macchina nuova? Beh, sa, anch'io ci sto pensando, la mia ormai è 3 anni. Poi con questa crisi petrolifera vorrei anche qualcosa che consumasse di meno. Le dico, sa, potrei venderle la mia. Le farei un buon prezzo. A dire il vero, come prima auto cercavo qualcosa di più economico. Ma a me sembra che lei stia cercando qualcosa di veramente economico. Con solo 1 milione riuscirà a prendersi a malapena una 126. Magari posso trovare un usato di occasione, economico, si intende. Ma, contento lei, mi sembra comunque una cifra insolita. Poi mi tolgo una curiosità. Lei ha presso di noi un libretto contestato con sua sorella, dove possiede una cifra ben superiore a questa. Perché prendere quei soldi lì? È un controsenso. Non vorrei toccare quel denaro per cose solo mie. Stefanutti, voglio essere sincero, l'ammontare della cifra non è rilevante, è la natura della richiesta che è curiosa. Tommaso, ti do del tu. Non è che quei soldi ti servano a qualcos'altro? Sai, io ti conosco poco, ti ho incontrato un paio di volte al bar. Ho dovuto chiedere di te in paese, perché fa parte del mio lavoro. Cioè, non è per cattiveria, ma tu daresti dei soldi non tuoi in prestito ad una persona, non dico sconosciuta, ma della quale veramente si sa poco. Pensavo che il mio lavoro e la proprietà della casa fossero garanzie sufficienti. Ma fino a un certo punto, sai, questo è un paese piccolo. I soldi della posta sono i soldi di tutti. Io devo garantire per ogni risparmiatore. Ma via, è solo 1 milione. No, si tratta di dare un esempio. Bisogna guardare in faccia le cose come stanno. Nessuno ti conosce, diciamo la verità. La gente non ti vede in giro, solo al bar dietro quel flipper. In chiesa non ci vieni mai? Non c'è qualcuno in fabbrica che possa garantire per te? Non saprei. Ecco, vedi, non è per cattiveria, lo ripeto, ma con questi presupposti, anche con tutta la mia buona volontà, io non ti posso aiutare, Sembra uno scherzo. Mi dispiace, credimi. Sembri anche un bravo uomo, Ma in questi tempi di crisi non posso fare veramente di più. Va bene? Ora, se non ti dispiace, Graziella, accompagna il signore. Ah, ho saputo che stasera giocherai. Bravo, magari ti fai qualche nuovo amico e poi magari fra un paio di mesi ne riparliamo. Ci vediamo dopo in sagra. Dai, così ti fai al manco un time bello.
Sì, la sì. Di. C'è che della questa. Catine, dissimi la verità. Non tu sei sfurlane al 100%? Ah, po' no, po', sentile. Sì, buon, avviò di me non si diseres. Se panse, tetti, se culo, gliele dote dal Friuli. Però, per resto, sei una furlane perfetta. La mia religione è il friulanesimo. Io tu ho lavori come un mus tutto il dì. Quando sei in ferris, ho lavori a chiesa. Per i prossimi sferi ho già progettato la taverna. Ho già pronte la betoniera, il cortile, la gleria, il servalon, no mo. Sicuro? Perciò che non si può avere la chiesa senza avere la taverna. Che poi, qualche le ghiordarie queste taverne, non si sa. Però intanto le fa sì. Bisogna portarsi in denaro. Si las 4 anni fa in Ferris, no? Però si las a Malta, per sentirsi a chiesa. I sans me sono 2 furlans. San Fos, San Ves, San Podes, San Sares e la cui preferite San Tescun. I rosari, tu sai, io ho imparato dolci. La mia Bibbia e il giornale, a minore, caffè e pagine dei muars. Ah, perché che non si può non sapere. Mo ta che a domandare anche al giornale di ieri, perché che qualche muarta può sempre schiampare e a me non mi va di fare brutte sfigure. Il verbo furlan lo ha imparato così bene che siccome io dico sono di Damar e mi place brodo di dado, mi crodi, mi crodi. So dico per esempio che sono andata all'ospedale perché costavi me e crodi per da buon cos'è di una pignotta di d'artiglia. E poi la consacrazione. Vecchi, tai di neri. O eri a stemmie, poi però sono guarite. Oh, sì, che... Queste, polente, il caffè con la smiappa in banda per fare sentire. E per finire, gubane e slivovitz. E così sia. Sono talmente furlane io, quei che ha fatto la cervicale ad onore. E poi, Bea, io sono la più furlane di tutta la famea. Catine, c'è brava che tu sei. Tu potresti fare il cabaret. Che c'è, ah, sì. Bravo, bravo. Scusami, eri là con la Catine che contava le sue stories. Un brindisi alla squadra. Evviva! Salute! Bravo Gigi! Bravo Gigi, un applauso, grande! Bravo. Anche quest'anno, col tuo gol decisivo, ci hai fatto vincere la Coppa? Poi avevamo un portiere così forte in casa senza saperlo, ah! Noi che pensavamo fosse bravo solo a flipper! Scusate un attimo. E come, dove va adesso? Adesso che è arrivato la Somorosa. Franco, Teresa. Mi presento Serena. Ci conosciamo già. Prego, siediti. Ecco, brava, siediti. Perché invece voi due non andate a prenderci qualcosa da bere? Ciao. Ciao.
perciò ti ho detto, a me non importa nulla di quanti anni hai. Potresti essere sua figlia. E allora? Solo che non lo devi prendere in giro. Non voglio dire che sia stupido o diverso, come qualcuno pensa. È solo fatto a modo suo. Quindi, finché tu lo rispetterai, io ti rispetterò. Chissà cosa hanno detto di te. Serena mi stava giusto dicendo che sarebbe contenta di accompagnarti in chiesa domani. Davvero? Sì. Sì, sì. Certo. Ok. Lasciate che lo porti a ballare adesso. Ci vediamo domani in chiesa, ok? Muoio di nostalgia. Ogni notte, povero cuore mio. Povero cuore mio. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di Piche, quella donna assomiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di Piche, quella donna assomiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte. Non penso serva fare un'uscita pubblica. Onestamente non credo di avere niente da dimostrare. Ascolta, non è solo questo. Consideralo anche come un favore che facciamo a Teresa. In questo modo, vedendo che ci vogliamo veramente bene, le sarà anche più facile capire tutto il resto, il viaggio intendo, no? E poi, ripeto, una volta che avremo i soldi del prestito, potremo andarcene subito. Ecco, a questo proposito... C'è tuo zio che dice che ha perso le chiavi. Secondo me l'ha bevuto con massa. Ha detto se gliele porti. Ok, va bene. Grazie, Gigi. E grazie di sì, grazie di noi, se faccio che su posto. Ciao. Vuoi che ti accompagni? No, grazie, sono stanca, così me ne sto un po' a casa e proprio il vestito per domani. Gran giorno. Ciao. Neanche male. Contro ogni previsione. Vero, se non gli avresti dato neanche una lira per... Assolutamente. Vives. Carlo? Mi sembra un po' tardi. Non vedi che sto parlando? Aspetta un attimo, no? Non mi aspetto più. La bambina ha sonno e anch'io sono stanca. Andate avanti voi. 10 minuti e sono a casa. Lascia stare. Lascia stare? Il mondo è normale? Sì, vorrebbe. Oh. Buonasera Teresa, come stiamo? Buonasera Yolanda. Che freschetto stasera, di solito c'è molta afa, no? Sì, quest'anno è un po' più fresco. Le cose cambiano, cara mia, anche per te, vero? Pensa, erano 5 anni fa o forse 4? Siete arrivati nel 69, giusto? Eravate solo tuo fratello. Sarà stata dura, immagino, con tutta quella cattiveria, quell'ignoranza che c'era in paese. Siete arrivati senza un lavoro, solo con i soldi che vi ha lasciato la povera Virginia. Poi Tommaso è entrato dai Martini. Tu hai conosciuto Franco, ma saresti ora di sposarlo anche. Insomma, manca da sistemare solo tuo fratello. Però finché gli girano intorno tutte quelle ragazzine, no? Yolanda, zin a chiesa per placere. Gigi, aspetta. Magari una sera di queste vi invito a cena a casa mia. A te, Franco e Tommaso. Posso invitare a casa mia anche Lucia, mia cugina. Te la ricordi? Li ho sempre visti bene insieme, quei due. Poi, hanno 40 anni, penso che debbano mettere la testa a posto. Yolanda, zin, per piacere. Dai, Gigi, per una sera che la Teresa mette il naso fuori di casa.
Allora, Teresa, magari venite a pranzo da me la prossima domenica, dopo messa. E Tommaso, dato che non viene mai in chiesa, può venire direttamente a casa mia. Yolanda, sei tabai tu di bar? Non sento che l'artista sta con la gnetta di Gian. Ma c'è, sta, potresti essere Sofia. Ancora in piedi. Scusa, sai, ma non mi lasciavano andare via. Sai com'è? Se non ti sei accorto, è l'una di notte. Parla piano, che ci sono i bambini a tu. I bambini sono dalla nonna, Carlo. Ah, ma siamo soli. Allora so perché sei arrabbiata. Vedrai, adesso so io come farmi perdonare. Guarda, non so neanche come tu possa lontanamente pensare a certe cose. Idiota! Queste, cosa sono? Saranno le cambiali dell'ufficio. Lo so che non dovrei portarmi il lavoro a casa, ma... Cambiali dell'ufficio? Non sapevo che Mammolo fosse un vostro fornitore. Non può essere. Fammi vedere. Non provare a prendermi per il culo. Ma no, è che... Non sai cosa darei per toglierti quel sorriso idiota dalla faccia? Lo sai che sono scadute, sì? Lo sai cosa succede se non paghi? Ti ricordi il fratello di Gianni? Ma certo, te ne avrei parlato e che non volevo farti preoccupare per niente. Che cazzo eri convinto di risolvere? Scommetto che ti avevano dato un cavallo sicuro o chissà che affare stavi per combinare con quei cretini dei tuoi colleghi. Ma no, è che... Senti, fammi una cortesia. Non sprecare fiato a inventarti una delle tue solite scuse e non provare a fare promesse che non puoi mantenere. Come ne veniamo fuori? Come ne veniamo? Io ne sono già fuori. Questa volta ti arrangi. E ringrazia Dio che non dirò niente a mio fratello, così almeno ti rimane il lavoro. Cosa vuol dire almeno? Vuol dire che domani andremo a messa, come fa una famiglia normale e rispettabile, tutte le domeniche. Questo piccolo paese non ha sicuramente bisogno di scandali, specie nella famiglia del sindaco. Non può mica rimetterci mio fratello, se quella scema di sua sorella ha sposato una merda. Adesso dove li trovo 2 milioni? L'hai detto anche tu che Mammolo non scherza. Questa volta ti arrangi, la fantasia non ti manca. Thank you.
Vaffanculo! Vaffanculo! Tutto bene, caro? No? Ancora sveglio? Già. È difficile dormire con la canonica qui dietro, eh? Oh no, non mi dà fastidio la musica, no. Almeno una volta all'anno. In questo paese c'è un po' d'allegria. Ma tu lo sai che da bambino ero un ballerino provetto? Forse ti sto annoiando. No, di solito sono io che annoio gli altri. Bevi un taiù? No, grazie. No, sarebbe meglio invece un caffè. Che ne dici se ti faccio preparare un buon caffè? Luisa, porta un caffè per il nostro Luigino. Corretto, Luisa. No. Va bene, dai, c'è calè. Va meglio, vero? Don. No. E chiamami Ruggero. Siamo quasi coetanei. Ruggero. Fatto schifo, vero Ruggero? Sei qui solo per compassione cristiana. No. Io sono qui perché penso che tu abbia bisogno di un amico. E allora, amico, sai cosa ti dico? Che io quei soldi non ho neanche toccati. Mi hanno voluto fregare. Solo perché sapevano che potevo far carriera. Io ero un bravissimo poliziotto. Bravissimo. Avevo una mira infallibile. Una mira infallibile. E invece, guarda qua, come sono ridotto, lo zimbello del paese. Lo zimbello del paese. Ma credete che non lo sappia che mi chiamano lo sceriffo, solo perché con questa vogliono tenermi buono con questa stella qua, di lata, questa pistola a salve. Ma un giorno vedrete tutti chi è Luigi Lenzi. Forse l'ultima cosa che faccio, l'ultima. Il comandante Nielsen si trovava sulla plancia di comando, in attesa di quell'ordine che sapeva di non poter eseguire. Ora doveva scegliere se continuare a servire il suo paese o mettersi a servizio della principessa. Per quanto tempo ancora poteva continuare a fingere? Che bel vestito, Nives. Splendida come sempre. Devono essere già cominciati i saldi. Nives, ma sei splendida. E tu, Carlo, con la faccia scura, con una moglie così. Non è che ti sta trascurando.
Mai come oggi le parole del Vangelo sono importanti, perché è importante il messaggio che riceviamo. Il Signore, e le parole di Luca ce lo spiegano bene, ci ha insegnato sempre a non giudicare, per non essere giudicati. Dobbiamo diffidare quindi, fratelli miei, da chi si presenta a noi con false lusinghe, la cui anima è distorta dalla falsità degli abiti, dall'inganno della piaggeria e dalla vanità delle azioni che prevedono soltanto qualcosa in cambio. Dobbiamo riconoscere che siamo anime e che il Signore ci giudicherà soltanto dal nostro spirito e non per quello che appariamo agli occhi degli storti. Impariamo quindi a riconoscere la nostra vera natura e impariamo a mostrarla nel rispetto degli altri. Non pensiamo di essere migliori di qualcuno solo per i risultati che noi abbiamo nel lavoro materiale o i successi nel mondo dello sport, perché facciamo la voce grossa. Mostriamo la nostra umiltà, non temiamo di mostrarla. Soltanto così saremo veramente consapevoli della nostra gioia terrena. La messa è finita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Beh, dove andiamo a pranzo oggi? No, sicuramente non vedrò mamma perché... Buona domenica un corno. Pensi di lasciarci così senza una spiegazione? Cosa dovrei spiegarti? Lucia è come la sorella per me. Potevi almeno dirmi. Dirti cosa? Non capisco. Yolanda, sì, è ora di gustare. Taci tu che ho visto come la guardavi. Comunque Teresa, non è finito qui. Ma allora è vero. Oh Lucia, mi dispiace. Pensavo che tu e Tommaso... Tas, tas. A noi colpa so. Alleluia che gli piacciono che più giovani. Perché sono sia vecchia io? A voleva dire che è smassa giovane. Ma aveva le duce vestite. E già che era, poteva venire mudandis. Al manco al sparagnava invece di mettere su quel pecciotti. E i chiavei? Vino di tabagliata e i chiavei? Di me, di cinciate ne noi vignuda. Anzi, a parte che sennò tutti che tagliavi sduccio. Comunque per me hai messa secchia. E la femmina ha voluto un po' in chiaro. Ma non troppo. Stasera, vieni via! Allora, hai visto le loro facce? Che ti avevo detto? Che poi Yolanda, fantastica! Quando siamo entrati pareva che potesse svenire da un momento all'altro. Mi dispiace solo per Don Ruggero. Stranamente sembrava l'unico lì dentro che fosse contento di vederci. Che poi hai sentito quello che ha detto? Sì, sembrava parlasse di noi e gli staremmo simpatici. Eh beh, è come dargli torto. Quasi quasi mi dispiace non vederlo più lui. Ma tanto, che se ne importa, tanto tra poco partiamo, via da questo posto, via da questa gente. Quanto sei riuscito a farti prestare in posta? Ecco, veramente... Veramente ci sarebbe un problema. Dai. Cosa? Sì, secondo il direttore della banca io non offro abbastanza garanzie. Quindi non mi conosce e nessuno può garantire per me. In che senso nessuno può garantire per te? Scusa, hai un lavoro, hai una casa, non bastano per avere un milione di lire? A quanto sembra no. Mi dice che non si fida di chi parla poco e anche meno si fa vedere in giro. Però
Non ti preoccupare. In qualche modo faremo. In qualche modo faremo? In qualche... Cosa faremo secondo te? Insomma, io sono senza una lira. E tu quei pochi soldi che hai avuto la bellissima idea di metterli in un libretto cointestato a tua sorella. E secondo te, quella povera sfigata, senza lavoro, metterebbe la propria firma per permettere al proprio unico fratello di scappare. No, dico, secondo te lo farebbe secondo te? Se è quella la verità, che tu da questo paese non te ne vuoi andare. In fondo la tua vita del cazzo ti piace. Ti piace andare in fabbrica, farti fare il culo da Carletto, ti piace entrare in bar, giocare a flipper e guardare tutti dall'alto in basso, ti piace poi andare in campagna e scrivere i tuoi romanzetti del cazzo da bambino di terza elementare e poi ti, soprattutto, ti piace tornare la sera a casa e farti fare i pasti da tua sorella, la tua cara e dolce Teresa. Bene, questa è la vostra vita, tenetela, io comunque me ne vado a Londra da sola. Ciao Tommy, mago del flipper. Tommaso, dai, che a me, con le donne avrei solo guai. Inizia per gioco, magari una sera che hai bevuto, e poi non la smetti più, perché non ne puoi più fare a meno. Solo che le donne costano, sai? Tu mi dirai, e a te cosa importa? Guarda, che essere cognato di un uomo ricco non vuol mica dire di essere ricco. Anzi, ti senti sempre come l'estraneo. Primi cavalli erano facili. Con le carte poi, un pollo lo trovi sempre. Ma poi, all'improvviso, i cavalli, quelli giusti, non ci sono più. Le carte non entrano. Perché mi dici tutto questo? Tommaso, io ti osservo, sai, da tanto tempo. Tu non hai paura di niente. Da quanto tempo lavori con noi? Ecco, io ti ho riempito di merda dal primo giorno. E tu niente, mai una volta che ti fossi voltato a dirmi qualcosa. Allora ho pensato, o questo è un cretino, oppure un genio. E allora sai cosa ho dedotto? Ti ascolto. Che sei un fottuto genio. Sei un fottuto genio del cazzo! Te ne stai lì. Nessuno ti scalfisce. Nessuno ti toglie quell'aria soddisfatta dalla faccia. E allora sai che c'è? Sono licenziato. Licenziato? Lo vedete? È un genio! E no, tesoro. Tu sei l'uomo giusto? Al momento giusto. Per fare cosa? Per fare cosa? Bravo. Questa è la domanda che mi devi fare. Carlo, scusami, Teresa mi aspetta. E no, caro. Almeno tu adesso mi stai a sentire. Va bene, calmati. Lo sai che giorno è domani? Lunedì. Sì, lunedì. Domani Zamboni passerà a pagare il contratto. Martini e la moglie se lo sono lavorati tutto il fine settimana. E finalmente, ieri sera, hanno chiuso l'affare. Bene, domani Zamboni porterà 5 milioni in contanti come anticipo. Solo che Martini non vorrà tenersi tutto quel contante in cassaforte, visto che la moglie ha le mani bucate ultimamente. E allora sai che c'è? Martini porterà subito i soldi in posta. Ed è lì che arriviamo noi. Carlo, lasciami andare. Stai fermo, cazzo. Arriviamo noi perché non appena Martini uscirà dalla posta, tu entrerai e farai una rapina. Lo capisci? È semplice. 2 minuti e i soldi sono nostri. Tu sei pazzo. Sì, sì, sarà un gioco da ragazzi. A quell'ora ci sarà solo Micheluzzi
e quella stronza della sua segretaria. Forse uno o due vecchi in coda. Non contare su di me. No, artista. Questa volta non mi scappi. Lo sai che se non trovo 2 milioni entro mezzogiorno, sono un uomo morto? E vai alla polizia. Allora mi sono sbagliato. Non sei un genio. Ti basterà un cappuccio sulla testa e nessuno saprà chi sei. Ora è meglio se vado. E no, brutto finocchio. Tu non te ne vai da nessuna parte. Lo sai cosa succede se non fai la rapina? Domani vado nella cassaforte e prendo l'orologio del capo. Sì, il Rolex. Quello preso da Ronzoni. E lo metterò nel tuo armadietto. Poi dirò che l'hai rubato tu. Non mettermi alla prova. Non ti conviene, sai. Carlo! Dai, vieni che andiamo a pranzo a Udine. Sbrigati! Pregherò per te, finché tu abbia pace. Ma lei non deve pregare per me. Lei deve pregare me. Buona domenica, Don Ruggero. Ti presenti a casa con quella faccia tosta, poi. Teresa, per favore, calmati. Tu stai zitto. Anzi, fammi un favore, vai a casa, voglio andare a dormire. Ma cos'ha? Diciamo che la vostra entrata in chiesa non è proprio passata inosservata. Perché? Tommaso, io ti voglio bene e ti rispetto, ma questa cosa Teresa non se la meritava. Non capisco. Va bene essere venuti in chiesa, anzi, direi anche finalmente, ma presentarsi in quel modo... Guarda, questa cosa la dovete vedere tu e tua sorella. Ora lasciami andare. Ciao. Ciao. Non voglio sentire niente. Per me, la tua cara Serena da oggi non esiste più. Venire in chiesa con quel vestito e mettersi in primo banco. Siamo stati gli zimbelli di tutti. Non mi sono mai vergognata tanto. Dunque, di cosa provo io per lei a te non importa niente. Ti interessa solo di uno stupido vestito. Tommaso, per quanto tempo possiamo andare avanti così?
Io non ho posto fisso, sto assieme a un vedovo. Tu sei lo zimbello dell'officina e te ne vai pure dietro alle ragazzine. Ma se proprio ieri sera le hai detto che questo non era importante. E lei, per ricambiare la fiducia, che cosa fa? Viene di domenica, in chiesa, vestita come una... Come una? Non farmi dire parole che sai che non pronuncerai mai. Cioè? Domani, voglio che tu la lasci. La mattina stessa io andrò da Lucia a farmi i capelli, così sentiranno tutti che l'hai lasciata per colpa della scenata in chiesa. Speriamo che la notizia si sparga in fretta, così suo zio la riporterà in città, visto che anche qui non è riuscita a calmare i suoi bollenti spiriti. E forse, tempo un mese, in paese si dimenticheranno di questa storia. No! Questo non te lo permetto! O fai così, o da domani trovi qualcun altro che ti stiri le camicie e ti pulisca le mutande. Pensi che non sia in grado di badare a me stesso? Ma quando mai hai fatto di testa tua? Quando? Quando? Lo vedrai! Comunque la bicicletta non è a posto che è una bellezza, eh. Ecco qua, ma voglio dolce vita. Boh, io vado, sai, mia madre è l'età, se la lascia dire. Serena, ciao. Cosa c'è? È successo una specie di miracolo. Ho trovato dei vecchi gioielli di mia nonna, che non sapevo di avere. Ho parlato con Teresa. Lei sa che ci vogliamo bene, quindi mi dice che possiamo venderli anche subito. Quindi sai cosa faccio? Domani vado in città, vado dall'orefice, li vendiamo e partiamo subito. Mio. Non capisco che cosa stai dicendo. Sì, partiamo subito. Non voglio stare neanche un giorno di più in questo stupido paese. Sì, ma mio zio che cosa racconta così sul giochetto? A tuo zio gli mandiamo una lettera quando arriviamo a Londra. Hai detto tu che facciamo la pazzia, adesso non la facciamo mai più. Ok. Ma che cos'è tutta questa iniziativa? Non è da te. Che è successo? È successo che ti amo. E quindi faccio qualsiasi cosa pur di... Ok, anch'io ti voglio bene, ma... Niente ma. Ti fidi di me? Sì. Ti fidi di me? Certo, sì. Allora domani aspettami in stazione, a Luna. Prendiamo il treno e arriviamo a Venezia per prendere il primo volo per Londra. I biglietti li compro io, va bene? Sì, ok, sono un po' confusa, ma... Ora vai, vai, prepara le valigie. Ci vediamo domani, ok? Ok. Faccio una telefonata. Cara Teresa, so benissimo tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni. Ti apprezzo per il coraggio che hai avuto lasciando la nostra vita in Belgio, per trovare fortuna, come dicevi tu, nel paese dei nostri nonni. È arrivato il momento che io però
faccia qualcosa da solo. Me ne vado a Londra, con Serena. Non te l'ho detto di persona, perché già immaginavo la tua reazione. Dopo quello che è successo ieri, non mi sembrava il caso di agitarti ancora. Ti chiamerò appena arrivati. In cuor mio so che capirai. Ti lascio nelle mani di Franco, sapendo che non ti abbandonerà. Con affetto, tuo, Tommaso. In alto! Questa è una rapina! Oggi doveva scadere la luce. Tommaso! Tommaso! C'è da andare in posta! Ho capito, andrò io. Speriamo che in paese si siano dimenticati di quello che è successo ieri. Solito caffè? Grazie. Buongiorno Carlo, non lavori oggi? No Don, oggi devo andare dal dentista. E non dirmi che ti serve un amaro per farti passare la paura. Fammi un caffè, ora è il tuo lunch.
Anzi no, fammelo liscio. Se no, se il tonno mi manda il paradiso. Allora, signora, va bene così, diciamo che mi ha detto che altra volta la firma chi, perché che altra volta mi ha detto la stessa roba. Io gli ho fatto io di mio padre, non ho capito nulla. E mi avevi fatto in comune, poi mi avevi lanciato di darsi a duda, poi io gli ho i negozi, che sono la parrucchiera, non è che posta un chi e la gente e i suoi besoni. Ma non finisci più, sarà 20 minuti che ti abbaia. Stasi, ma come male che uno è lì a lavorare? Io non capisco. A un certo punto, è una questione di educazione. C'è avuto che seppi di educazione che lì. Provessi al suo posto, ti sentiresti e c'è di e allora, signora, fai la firma un chi, dove che mi ha detto? Sì, signora, qui e qui. Ah, grazie. Ciao. Ciao, stai. Fermi tutti! Questa è una rapina! Aiuto! C'è una rapina in posto! Calma, Patrizia! Calma! Sei sicura? Gianni, per cortesia, un bicchiere d'acqua. Certo! È entrato un uomo, aveva il volto coperto e ha chiesto tutti i soldi. Si sa chi è? No! Bisogna chiamare la polizia! Chiamate la polizia! Magari uno scherzo. Sembra uno che sta scherzando. Gianni, fai il 113. Sì, ma dovete far svelti. Sì. Ok, va bene. Puntato Luigi Lenzi. Le intimo di mettere giù la pistola e di alzare le mani molto lentamente. Thank you.
Bene, tutto a posto? Tutto dai, a posto. Dai, veloci, okay. Vediamo se riusciamo a sentire qualche voce di qualche testimone. Dai, di corsa. Ho fatto di cronaca. Venezia Giulia, lei signora ha visto e sentito qualcosa? Ma non ha visto nulla, io la vedo sconvolta. Andiamo, di corsa, andiamo. Edizione straordinaria del nostro telegiornale, fatto di cronaca, siamo in Friuli Venezia Giulia. Comandante, cosa è successo? Buongiorno, è un giovane incensurato del luogo, possiamo rilasciarvi soltanto queste cose. Una rapina che finisce in tragedia? Non ho nulla da aggiungere, vi ringrazio. Al prossimo collegamento rimanete sintonizzati con noi. Mi piace la mia vita, ma ora sto morendo, lo so. È inutile cercare aiuto. Non piangete, ho poco tempo, ascoltatemi. Cercavo solo una via di uscita, come tutti, perché nasciamo tutti schiavi del piacere altrui, del desiderio di avere un figlio, delle aspettative dei genitori e presto del mondo che ci circonda. E guai a tradirle. Quale maledette aspettative. Guarda mamma e papà, guarda Teresa e Serena e tutto il paese che ho sempre avuto contro. Nasciamo tutti schiavi, ma abbiamo tutti a disposizione una vita intera per morire da persone libere. Il che forse è l'unico senso della vita. Lo capisci ora, come me, se stai morendo da uomo libero. Perché sei sereno e non hai rimpianti. Potrei rimpiangere Serena, certo, che ora mi sta aspettando per andare a Londra, col bagaglio zeppo della nostra vita e delle pagine del romanzo che non sono riuscito a concludere. Ma no, non ho rimpianti. Forse con Serena non sarebbe andata così bene. Forse il mio libro non sarebbe diventato un bestseller. Che ne so di cosa sarebbe stata la mia vita. Papà, sono tornato. Sono tornato perché torniamo sempre, anche quando non lo vogliamo. Perché è impossibile staccarci dalle proprie radici, da dove siamo nati. Siamo alberi che ci illudiamo essere di veliero per solcare mari sconfinati. E partiamo recidendo il cordone ombelicale con parole di boria e arroganza, perché nascere è un passaporto per il mondo e tu, padre, non riuscirai a trattenermi qui, in questa terra maledetta, da lavorare con pala e sputo di fatica e rabbia. Ma poi scopri che non è proprio così. Anche l'albero del veliero sa di avere le radici piantate nella terra, non nell'acqua. E anche se cerca di crescere il suo fusto più alto di quello del padre, quel fusto rimane sempre lì, aggrappato alla sua terra maledetta. E a quella terra prima o poi ci si ritorna, con le proprie gambe o in quelle di legno. Avrei tanto voluto rivederci in un altro modo, ma è andata così. Sappi solo che si torna sempre, per fortuna. Thank you.
ciao. Ma il peccato davanti sempre, questo so che non rifarò. Non prometto la mia coscienza di fuggirlo nemmeno un po'. Voglio sempre te, voglio sempre te, voglio sempre te. Questo peccato per me c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Ma il peccato davanti sempre, questo so che non rifarò. Non prometto la mia coscienza di fuggirlo nemmeno un po'. Voglio sempre te, voglio sempre te, voglio sempre te. Questo peccato mio so che mi porterà. Somiglia a te, una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te, una vecchia mi ha fatto le carte. So free, you all gonna wanna say hello, yeah.